Un giorno Martino, 10 di maggio, giusto? La Fiorentina è salva, l'Inter ancora non è in Champions, ma ci andrà sicuramente. E qui abbiamo soprattutto Thelma e Luis. E allora eccoci qua invece a Rocca, da Rocchea, con Alfio. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Alfio. Allora, scusa, cerco di uccidere questo moscerino di Montevertine. Siamo in vigna, purtroppo. Ci sono gli animali. Escono fuori tutti. Escono fuori mosche, escono fuori le signore, sono quelle che ci fanno più paura. Perché le signore si attaccano alla vite, ovviamente. Parla più forte perché siamo distanti dal nostro microfono. Ecco, dai, continua. Dicevo, le tignole sono quelle che ci fanno più paura perché sono quelle che si attaccano alla vite, quindi dobbiamo fare, se c'è bisogno, se c'è proliferazione, anche dei trattamenti serali, notturni contro la tignola. Perché serale il trattamento alla tignola? Perché si spruzza un bacillo, cosiddetto Bacillus thuringiensis si chiama. Bacillus thuringiensis, che è un antagonista della tignola, che però è fotosensibile. Cioè, se lo spruzzi di giorno, praticamente con la luce del sole... È un bacillo vampiro che non sopporta la luce del sole. Esatto, non è attivo, quindi va spruzzato la Ganzo. Sera, al calare della sera. E durante la notte gli fa, come suol dirsi, cacciafia. Il mazzo. Sì. Benissimo. Così detto proprio scientificamente. Sì, è proprio un termine tecnico-enologico, questo qui. Comunque ancora non abbiamo cominciato. Ancora non avete cominciato. Anche perché adesso dobbiamo andare a vedere come stanno le nostre viti. Esatto. Anche perché vedrete che questo filmato è un po' qui e un po' a Rocca. Anche la nostra Rocchea, anche lei sta lavorando, ma qui siamo a 450 metri. 450 metri. Rocca è a 250. Inchianti 200 e rotti metri vogliono dire tutto. Tantissimo. Un mondo è un altro mondo. E allora noi andiamo a vedere i nostri mondi. Vi piace la mia maglietta? Molto più bellina di quella di Martino, anche se c'è scritto Montevertino. Io devo fare pubblicità. Lui deve fare pubblicità, ma io faccio pubblicità al prodotto principe. E allora andiamo a vedere che cosa stanno facendo Thelma e Luis. Ecco, Martino, sei davanti, fai ombra a Thelma. Mi levo, eccoci qua. Thelma, che è la nostra vite di Sangiovese o di Canaiolo? È quella di Sangiovese. Quella di Sangiovese, vedete, sta lavorando. E guardate invece la sorella Louise di Canaiolo, che è molto più vecchia. Ed è anche molto più indietro. Come è dire. Molto più indietro, perché manda avanti i giovani. C'è una differenza di almeno una settimana, quindi, vedete? Di vegetazione. Qui siamo partiti e c'è una vegetazione di 6-7 centimetri con il grappolino su in cima e la foglia ancora deve formarsi. Sì, le foglie bene. Si deve ancora formare, queste qui in alto ci sono già i fiori praticamente, però ci sono, ma sono molto agglomerati. Mentre la nostra Thelma, vedete che tralci lunghi. E Martino ci voleva far notare la differenza della foglia. Esatto. Cioè Thelma ce l'ha, questo è un canaiolo che ha la foglia più tonda, vedete, più piena, invece il Sangiovese ha la foglia con delle rientranze più marcate, lo vedete un po' più appuntita. Quindi quando voi entrerete in vigna potrete riconoscere a occhio e fare un figurone, sì, dicendo se questo è il Sangiovese. Il colore è sempre leggermente diverso, la forma del grappolo, però quelle sono cose che vengono dopo. Capito? Intanto adesso noi sappiamo che queste rientranze qua nella foglia siamo di fronte non a un canaiolo, mentre invece quella foglia tonda così, prendi questa per esempio, eccola là, Martino sposta, ecco, bellissimo, siamo di fronte non a un Sangiovese perché non ci sono rientranze e la foglia è tonda. Possiamo vedere che Rocchea, rispetto alle nostre, a Thelma e a Luis, è abbastanza sviluppata, guarda, sta andando quasi al secondo filo, è un bel andamento. Sì. La foglia si è aperta completamente. Sì, le foglie sono aperte. Parlo come un agronomo ormai. Ormai sono imparato, ragazzi. Sono imparato. D'altronde, di stare insieme, sì, ha imparato qualcosa. Con gli zoppi si impara a zoppicare. E quindi, a forza di stare con gli agronomi, si impara a agronomare. Allora, dato che avete visto Thelma e Luis, avete visto la foglia, la differenza fra il canaiolo e il Sangiovese, adesso, visto che è sempre il 10 di maggio, le viti stanno lavorando tranquillamente, non ci sono grandissime lavorazioni, a parte la
Pollo natura, sì. Quella dei polli che si diceva l'anno scorso. Allora, a questo punto, cosa facciamo con Alfio? Andiamo a vedere come sta la foglia del Sangiovese di Rocchea. Questa foglia di Rocchea, sì, è una foglia di Sangiovese, ora lo spiego anch'io perché ormai l'ho imparato, perché c'ha queste curve qui, giusto? Sì. Come si chiamano quelle curve lì? Semipeziolari. Semipeziolari, ragazzi, si impara sempre tante cose. Cioè i semi peziolari, io per semi ho un'altra idea, ma insomma lasciamo stare. Comunque sono molto accentuate e ben visibili, vedete, sono rotondeggianti, ok? Uh-huh. E non si sormontano, cioè non sono chiusi, sono aperti. In altri vitigni, come per esempio il Cabernet Sauvignon, a foglia ben distesa, il seno pezzolare chiuderebbe così, ok? Quindi si dice seno pezzolare chiuso, mentre il Sangiovese è aperto. In particolar modo il Sangiovese può avere 5 o anche 3 lobi, quindi il primo lobo 1, 2 e 3, quindi questa è trilobata. Mentre se ci spostiamo su un'altra foglia, come per esempio dimmi te. Su questa qua, ok, ora un po' più piccola, però quando sarà formata completamente, questa avrà 5 lobi e sono 1, 2, 3, 4 e il quinto. Vedete, c'è 1, 2, 3 e 4. Ed è pentalobata? Pentalobata. Ragazzi, ho imparato. Nel Sangiovese ci può essere sia la trilobata, che è questa, vedete, 1, 2, 3, con due seni, con due seni peziolari e basta, uh-huh. Oppure pentalobata, come questa foglia finita. Perfetto. Quindi ora, ci può essere sia l'una che l'altra. Fra i pentalobati, i trilobati, lì nel mezzo però vedo un grappolino, lo prendi in mano, bellino. Questa è un'infiorescenza ancora, non è proprio un grappolo, perché diventa grappolo dopo la fioritura, ovviamente, quando qui allega gli... Diciamo che da quei pallini lì uscirà il fiore. Preciso. E dopo il fiore uscirà il frutto. Il frutto. Quindi per ora è sempre un diciamo... Comunque sono dei futuri grappoli, dei diciamo. Futuri è un tendenzialmente grappolo, è un bruco da cui nascerà una farfalla grappolo. Martino, ma dietro alla nostra Thelma e alla nostra Louise, nell'altro filare, ma hai detto che ci hai piantato il caffè? Sì, il caffè, un'arabica 100%. Un'arabica 100%, ma roba buona, eh? Roba buona, sì. Roba sì, buona. Poi c'è anche altra roba. Quella è più in fondo. Quella è per finanziare la... No, a parte gli scherzi, cosa ci hai piantato nel filare? Ecco, andiamo a vederlo. Questa... semplicemente orzo. Semplicemente orzo che ora abbiamo fatto crescere, ora taglieremo. E passiamo col trincio a tagliare, viene lasciato tutto qui sul terreno e contribuisce. Come alla... lasciato sul terreno? Vi mettete a vendere orzo? No, non ci mettiamo a vendere orzo, ci serve per nutrire il terreno. Dopo che abbiamo visto Rocchea, andiamo a vedere delle sorelline di Rocchea che non è che godano ottima salute. Voglio farvi vedere solamente questa scena, vedete? Qua siamo su un grappolino, una pianta alta che arriva quasi al secondo filo. Poi accanto sembra sia stata potata, accanto idem, ora dietro a Alfio, che ci copre la visuale, ce ne sono altre, ma avete fatto una potatura preventiva? Carlo, purtroppo sono stati questi caprioli che in modo così, cioè te dici che i caprioli hanno mangiato tutti i germogli. Ragazzi, freschi delle piante, compromettendo gran parte della produzione. Allora, su questa vigna qua, diciamo, questa è la vigna sopra quella di Rocchea, giusto? Quindi confina con Rocchea. Sì. Ora il discorso è questo: ci sono centinaia e centinaia di caprioli, di daini, oltre ai cinghiali, che vedete, queste due qui non le hanno mangiate, si vede non le piacevano, per il resto. Il resto, vedete, guardate, l'hanno rasata. La pianta comunque sia sta rigermogliando, sta facendo foglie nuove, e questo è un buon sintomo. Però dato morto. Che a loro piacciono i germogli della vite, cioè questo che è rimasto qua, tanto per capirsi, vedete qui è stato tranciato, uno è stato tranciato e l'altro ci è rimasto, qua uguale. Però se tagliano e brucano al di sopra l'infiorescenza, in qualche modo il grappolo ci rimane, poi c'è altri problemi di maturazione, ovviamente, certo, perché non c'è fotosintesi sufficiente, però almeno un grappolo d'uva ci rimane, ma nei casi peggiori, come qui,
è stato tolto al di sopra del al di sotto dell'infiorescenza e non c'è produzione. Non c'è produzione. Ora il discorso è questo: ci sono appunto centinaia di cari, simpatici, dolci animaletti che stanno qui a Rocca delle Macie, ma in tutto il Chianti territorio. Classico, in tutto il territorio del Chianti Classico, mi parlavano all'Amole, addirittura saltano le reti di 2 metri, stanno distruggendo la vite in questa stagione. E per un produttore di vino che si trova in una situazione come quella che abbiamo visto e che stiamo vedendo qui, voi potete capire che cosa vuol dire, perché fra avere una pianta così e averne una così c'è una bella differenza. In qualche maniera occorre intervenire, cioè con le cacciate selettive, con delle cacciate ancora più selettive che possano diminuire drasticamente il numero di questi animali carini, bellini quanto vogliamo, ma estremamente dannosi, dannosi per la viticoltura. Martino, per ora grazie. Grazie a voi. Quando ci rivediamo insieme a Rocchea? Fra un 15-20 giorni? Sì, Carlo, direi tra una quindicina di giorni forse si potrà incominciare a vedere qualcosa di sfiorito. Sì, da Rocchea è tutto. Un saluto a voi Thelma e Louise, a voi studio.